Ciao amici di EveryEye.it, sono Nicolo Comerlato e sono all'evento Nokia, dove hanno presentato ben 5 nuovi smartphone. Intanto vediamo questo primo Nokia 1. Intanto mi scuso, spero mi sentiate perché c'è molto rumore. Uno smartphone con a bordo Android Oreo 8.1 versione Go, quindi versione sviluppata appositamente per telefoni di entry level, comunque di fascia bassa. Dispone di 1 giga di RAM e 8 GB di memoria interna. Infatti, se andiamo su storage, ecco qua, vediamo che abbiamo utilizzato 3 giga su 8 giga disponibili. Dispone di una fotocamera frontale, come vediamo qui. Avvio un attimo l'applicazione fotocamera, eccola qui, ciao, e anche di una fotocamera posteriore da 5 megapixel con anche flash LED. Qui troviamo tasto d'accensione, bilanciere del volume. Invece per andare ad inserire SIM e schedina micro SD dovremmo aprire la parte posteriore del dispositivo, e qui notiamo come ci sia anche questo piccolo speakerino. La cover è una cover di tipologia Express On, vuol dire che la possiamo intercambiare molto facilmente. Difatti questa vedete che è una colorazione blu scuro, ma è presente anche una colorazione ad esempio rossa, oppure di altre colorazioni, anche giallo e rosa. Troviamo un display da 4.5 pollici IPS con risoluzione FWVGA, quindi non è HD ma quasi. Dispone di connettività 4G LTE, può funzionare anche in modalità hotspot, e noi ci riserviamo ulteriori pareri per la nostra recensione, o prime impressioni, insomma, che cercheremo di fare o qui direttamente in fiera oppure più comodamente in studio. Per adesso è tutto, ci vediamo in un prossimo video.